traverso. Marcia. Links. Va bene. Marcia. Links. Siamo a Grolle di Castiglione delle Stiviere, dove il Grugro ha organizzato una 2 giorni che ci riporta indietro nel tempo all'epoca della battaglia di Solferino e San Martino. Sono in compagnia di Franco Caiola, il presidente del gruppo volontari Grugro. Ma presidente, perché avete voluto organizzare questa manifestazione che ci riporta indietro al 1859? Beh, abbiamo accolto l'invito dell'associazione Cannoni e Moschetti di Medole e come gruppo ci siamo fatti carico di organizzare, diciamo, l'evento. Avremo un programma folto, particolare, per la prima volta, partendo proprio da questa sera con l'esibizione alle 19:30 degli sbandieratori del Liceo Gonzaga. E oltre agli sbandieratori, questa sera ci sarà una cena risorgimentale. Sì, una cena ottocentesca. Abbiamo provato a studiare un menù. Inizieremo con un antipasto di fagioli e cotiche in umido e di polenta e lardo pestato. Poi proseguiremo con un primo di malfatti, che sono proprio della tradizione lombarda, con burro e salvia. E continueremo il nostro menù, la nostra cena, con una grigliata mista di carne. E poi arriveremo con il dolce, che è un po' particolare, un dolce ottocentesco. Valorizziamo, diciamo, la tradizione mantovana con la sbrigiolona, e poi ci sono i cantucci, comunque, diciamo, tutte un menù di dolci secchi sostanzialmente. Quindi iniziamo questa serata dedicata al 1859. Come già accennato, questa prima serata sarà lietata dagli sbandieratori dell'Istituto Gonzaga, e infatti in parte a me c'ho Ottavio Baldi, e più precisamente del gruppo Sbandieratori e Musici Corte Gonzaga. Innanzitutto è un gruppo appena nato, da gennaio mi accennavi. Raccontaci come è nata e il perché appunto questi ragazzi si vogliono affacciare a quest'arte. È nata per portare nella scuola un'esperienza nuova. Un'antica arte che oggi è anche attività sportiva. Cerchiamo di legare questa esperienza nel tempo alla Federazione Italiana Sbandieratori, che è nata nel 1966, ma negli ultimi anni ha creato un movimento abbastanza importante. Noi stiamo cominciando adesso, quindi siamo gli ultimi ad arrivare. Speriamo a gennaio di poter inserire anche loro, e adesso siamo come un bambino appena nato, no? E stiamo crescendo, e quindi oggi sarà il nostro esordio. Allora in bocca al lupo. Grazie. Volevo fare, già che ci siamo, un appello a tutti i giovani che vogliono avvicinarsi a questa disciplina. Come vedrete stasera, manca nel nostro gruppo la parte che riguarda i musici, cioè tamburi e chiarine, che sono un po' fondamentali per noi, che ci aiutano nella sbandierata. Quindi il mio appello è che si avvicinino un po' di ragazzi per avviarli a suonare. Grazie. Thank you.
Matteo, con la vostra associazione vi proponete di portare in auge vecchie ricette dell'Ottocento. Sì, esatto, portiamo queste ricette a giro per l'Italia, tra l'altro, ricette dell'Ottocento e anche bevande che erano in voga in quel periodo. Siamo un'associazione di promozione sociale e proponiamo a giro appunto la cultura dei secoli passati. E invece alla mia destra abbiamo i dolci che voi avete appunto riproposto. Sì, esatto, questi sono dolci del periodo. In quel periodo sono state inventate per esempio il buccellato, che invece è un dolce che tuttora si consuma molto nella provincia di Lucca, tipico di quella zona, e il discendente diretto di quello che era prima il pane certosino, che era un dolce fatto con farina integrale e molta frutta secca. Infatti abbiamo un dolce fatto come un pane dolce, appunto, un pane dolcificato con dentro frutta secca e uvetta e quindi anche noci e cioè, quant'altro. Fatto venire l'acquolina in bocca, io ti ringrazio per questa golosità che ci hai voluto regalare e complimenti ancora. Grazie. Viva Kaiser! Viva Kaiser! Viva Kaiser! Ogni tempo, lade! Ieri abbiamo iniziato l'evento con una cena risorgimentale e oggi entriamo nel vivo della battaglia di Solferino e San Martino. Presidente Caiola. Sì, adesso si scontreranno qui alle ore 16 le truppe franco-piemontesi contro gli austriaci. Assisteremo a questa battaglia della durata di circa di 2 ore e ci sarà anche l'intervento della Croce Rossa con l'assistenza ai feriti. In parte a me è Stefano Spazzini, il presidente dell'associazione Cannoni e Moschetti, un'associazione che promuove la battaglia di Solferino e San Martino, la rimette in scena, ma raccontaci come mai vi è nata questa idea. Dunque, noi da parecchi anni rievochiamo una piccola parte dell'esercito austriaco, sia nel periodo napoleonico sia nel periodo risorgimentale. E il nostro scopo è quello di riprodurre fedelmente sia le uniformi che le situazioni del soldato dell'epoca negli accampamenti e nelle battaglie. Quindi a Grolle andrà in scena la battaglia vera e propria con cannoni, sparatorie. Sì, a Grolle andrà in scena la battaglia dove si vedranno proprio i movimenti dei soldati, si vedranno morti, si vedranno feriti, perché le battaglie sono questo, in realtà non è un gioco sicuramente, e in più vedremo anche i soccorsi della prima Croce Rossa fatti da Dunant. Infatti, perché con la battaglia di Solferino e San Martino, lo ricordiamo, è nata l'idea della Croce Rossa. Quindi fedeltà storica, complimenti. Sì, il nostro scopo è quello. Luigi, ma che cosa accade il 24 giugno 1859? Il 24 giugno 1859 c'è la famosa battaglia di Solferino e San Martino, una battaglia che avviene per caso su un fronte di 20 chilometri. Qui a Grolle siamo al centro di quei 20 chilometri e sembra che sia proprio il primo momento dello scoppio della battaglia, avvenuto intorno alle 6, 5 e mezza del mattino.
qualche giorno prima del 24 l'imperatore Napoleone III e Vittorio Emanuele si trovano e decidono di raggiungere l'imperatore Francesco Giuseppe, che pensavano dentro nel quadrilatero di là dal Mincio. Sembra che contemporaneamente Francesco Giuseppe decida la stessa cosa, pensando di raggiungere Napoleone III e Vittorio Emanuele di là dal Chiese. Partono presso poco le stesse ore, intorno alle 2 o 3 del mattino, e si spostano sulle colline. E verso le 5 e mezza, 6, qui c'è un avamposto dell'esercito austriaco comandato da un tenente cieco, il quale si trova lì con una postazione d'artiglieria, una compagnia, e vede degli altri francesi e comincia a sparare. Dopo un po' se ne accorge di aver di fronte tutto l'esercito francese, o almeno la divisione del generale Baragaidier, che puntava di raggiungere il Monte Corna, perché da lì su poi si sarebbe spostato verso la postazione di Solferino. Quindi da qui in poi combattono continuamente, perché quel tenentino cieco di cui vi dicevo si ritira attraverso la Valle dei Solivi, la Valle Chiara, e poi attraversa Costa Mezzana e arriva a Solferino. Indica le postazioni dell'artiglieria per frenare l'avanzata francese e poi si ritira verso Bande. E come termina? Allora, chiariamo una cosa. Nell'Ottocento una battaglia era vinta se si superava la resistenza e rincorreva l'esercito avversario. Soltanto i francesi respingono gli austriaci fino a Solferino. A Solferino resistono fino alle 2 circa del pomeriggio. Viene vinta la resistenza con l'attacco della Guardia Imperiale che Napoleone decide di mandare all'assalto, perché era lì riposata e abilissima, e quindi spaventa la resistenza austriaca, che comincia a ritirarsi giù dal colle per procedere verso Cavriana. Vengono inseguiti fino a Cavriana e intanto arrivano le 4 o 5 del pomeriggio. Francesco Giuseppe, su un'altura di Cavriana, domina la pianura, cerca di far aggirare il campo di battaglia di Rebecco da un battaglione per prenderli alle spalle, ma arriva un temporale e questo non è possibile. Francesco Giuseppe, deluso dalle vicende e vedendo il proprio esercito vestito di bianco, l'esercito invincibile, sporco, lacero, insanguinato e con qualcheduno che cominciava a scappare, decide di ordinare la ritirata, e quindi c'è la vittoria di Solferino.